alle piccole pieghe da cortile. Ebbene, io lo dico con molta schiettezza, questo è il mio ultimo impegno politico. Se da qui usciremo con un orizzonte nuovo, che non è un'utopia astratta, ma che è indicata da almeno tre paesi. Uno è la Grecia, con l'esperienza Tsipras, Syriza, l'altro è la Spagna, con Podemos, e il terzo è la Germania, con la Linke, una forza della sinistra. Badate, per il fatto che noi non abbiamo una sola forza della sinistra, metà degli elettori di Grillo sono nostri, che hanno votato lì perché da noi hanno trovato solo mediocrità, beve, chiacchiere, retorica inutile. Almeno 20% del più grande partito del paese, cioè i non elettori, sono gente nostra che non ci crede più, perché abbiamo fatto di tutto perché loro non ci credessero più, perché ogni volta si è costruita un'illusione e poi si è trasformata in frustrazione sistematica. Non ce la possiamo permettere più. Io sono un militante e un attivista, lo sono da quando ho l'età della ragione. Ho cominciato a 12 anni e ne ho 70. Io non sono più disposto a consegnare le mie energie alle chiacchiere e ai vaniloqui narcisistici di una sinistra impotente. Continuerò a fare il militante e l'attivista, ma lo farò per le cause e mai più per una formazione politica.